Ero ancora studente universitario quando un giorno, mentre rigovernavo i piatti, mi trovai a tenere in mano un imbuto proprio come questo. Mi soffermai a osservare questo oggetto, un oggetto comunissimo, e ecco la tua vita, pensai. Ecco la vita dell'essere umano. Ora, in che senso, chiederete voi, un imbuto può essere rappresentativo dell'esistenza umana? Bene, immaginate una gocciolina che, quando il liquido venga versato in abbondanza all'interno dell'imbuto, si trovi a muoversi lungo l'orlo dell'imbuto stesso. Immaginate anche che questa gocciolina sia una gocciolina senziente e che quindi possa avere delle percezioni, delle impressioni. Certamente l'impressione che la gocciolina avrebbe è quella di potersi muovere liberamente in uno spazio indeterminato, fraintendendo in questo modo l'ampiezza dello spazio nel quale può muoversi con una assoluta libertà. Che cosa succede però progressivamente, man mano che passa il tempo e man mano che la forza di gravità attrae il liquido verso il basso? Ebbene, succede che la circonferenza all'interno della quale la gocciolina potrà muoversi si riduce progressivamente e con essa anche quella impressione di libertà, fino al momento in cui diventa chiaro che non è più possibile scampare a quello che diventa, con tutta evidenza, un destino unico ed inevitabile. Ebbene, questa meditazione sulla vita, questa meditazione metaforica, non ve la propongo per gettarvi nello sconforto, ma al contrario. In fondo, se ci riflettete, quell'impressione di libertà che tutti noi, almeno fino a quando non diventa chiaro che il nostro destino, come quello di ogni essere umano, è unico ed inevitabile, ebbene, quell'impressione di libertà è soltanto un'impressione fasulla, smentita dai fatti, smentita dalla vita stessa. L'imbuto della nostra vita è soltanto in realtà un contenitore che costituisce anche il confine invalicabile oltre il quale non è possibile muoversi. Cosa succede nel momento in cui la gocciolina fuoriesce dall'imbuto? Ebbene, in realtà è proprio quello il momento in cui la gocciolina si libera e trova profondamente la sua libertà.